Noi abbiamo una previsione di crescita per l'Italia che è intorno all'1% per l'anno prossimo e anche per il 2020. Chiaramente è un tasso di crescita inferiore alla media dei paesi avanzati dell'area dell'euro ed esterni come gli Stati Uniti, ma oltre a questo credo che noi dobbiamo occuparci sempre di più dei temi della coesione sociale, dell'inclusione sociale, della distribuzione della ricchezza tra le classi di popolazione, perché poi da lì nasce un forte discontento e grandi problemi. Due temi rilevanti per l'Italia, la formazione e il mercato del lavoro. Nella formazione c'è un mismatch tra domanda e offerta di lavoro molto grave. Le imprese offrono, cercano personale scientifico, laureati e tecnici e non li trovano, mentre abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile oltre il 30%. Questa è una forte contraddizione. Nel mercato del lavoro il tasso di occupazione femminile è molto basso, è al 50%, mentre quello della media dell'area dell'euro è al 60%. La Banca d'Italia ha calcolato che se ci portassimo intorno al 60% avremmo il 9% di PIL in più nel nostro paese, quindi una grandissima prospettiva. Il ruolo delle fondazioni è essenziale perché oltre a interventi sull'arte e la cultura stanno facendo moltissimo proprio sull'aspetto della coesione sociale, sull'aspetto della formazione, sull'aiuto alla famiglia, sulla formazione dei giovani. Io credo che tutti questi aspetti possano contribuire a migliorare la crescita del nostro paese, che è fatta non soltanto di manifatturiero ma anche per quanto riguarda la distribuzione del reddito e l'inclusione di fasce di popolazione oggi escluse.